Buongiorno a tutti. C'è un episodio adesso, dopo aver visto i 72 discepoli, dove entra nella scena questo dottore della legge. Leggiamo il versetto 25. Ed ecco, un tale dottore della legge si alzò per metterlo alla prova dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ecco, i dottori della legge conoscevano bene la scrittura, la sapevano leggere, ecco, i discepoli no, forse qualcuno in greco, ma non nell'ebraico, erano solo gli scribi, i dottori della legge che conoscevano la legge di Mosè, la Torah. E, si alzò, ecco, dal popolo per parlare. Però Luca ci dice per metterlo alla prova, cioè era una domanda per vedere se Gesù rispettava l'ortodossia religiosa, cioè la retta fede, vuol dire. E gli dice: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ma il fatto che Luca appunto dice per metterlo alla prova, che si può tradurre anche per tentarlo, per farlo cadere in un errore di dottrina, ecco, il fatto che fosse appunto una possibilità, ecco, di far inciampare Gesù, lo capiamo anche dal versetto 26, perché Gesù non gli risponde, non dice lui quali sono i due maggiori precetti della legge, ecco, e come appunto si deve leggere la Torah. Lo lascio dire allo scriba. Ecco, quindi gli butta la palla in mano, lo scriva, gli dà il pallone in mano, ma lui glielo ridà, ecco, vuole che si esprima lui, ecco, dopo poi se ne parla. Ecco, vedete anche l'accortezza del Signore, non era furbo, non era la furbizia satanica o la furbizia del malvagio. È l'accortezza, perché Gesù incontrava degli inciampi a tutti i passi, ecco, delle calunnie, dei complotti, come sappiamo, e quindi doveva essere molto accorto. Come dice lui stesso: siate prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Ecco, allora il versetto 26, allora egli, Gesù, disse rivolto a lui: cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Ecco, qui c'è una traduzione che va cambiata, non gli dice che cosa leggi, come leggi è tutta un'altra cosa. Ecco, e Gesù appunto non risponde ed elude la prova o la tentazione, quel che si voglia dire. Il verbo vuol dire tutte e due le cose, però è più possibile che sia una prova. Ecco, una domanda. Poi anche nelle scuole bibliche gli studenti fanno delle domande ai professori per vedere se sono preparati, ecco, lo si fa poi dappertutto, ecco. Però dice: cosa sta scritto nella legge? Ecco, allora tu conosci bene la legge di Mosè, e però gli dice come leggi. Ecco, e qui sta tutto, perché si potrebbe parafrasare: bene, conosci la legge, come la interpreti? Cioè, tra gli innumerevoli precetti della legge, quali sono per te i maggiori e i più importanti? In ambito rabbinico si discuteva su questo da secoli, ecco, teniamolo presente. Era una domanda molto difficile a quel tempo. Adesso noi sappiamo tutto quello che ha detto Gesù, ma a quel tempo, ecco, c'era una grande discussione
su quali fossero i precetti più importanti. E allora lo scriba, il dottore della legge, gli risponde, e questi rispondendo disse: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ecco, questa è una bella risposta che Gesù accetta perché era la sua dottrina. Ecco, pensate che il primo, l'amore verso Dio, è preso dalle 10 parole, cioè dai 10 comandamenti, ed è il primo, il più importante. Su questo non c'era nessun dubbio. E però il secondo è preso dal Levitico, che è un altro libro della Bibbia, e non è dentro i 10 comandamenti, l'amore del prossimo. Però questo probabilmente risponde bene secondo quello che era la dottrina di Gesù, probabilmente per non fare brutta figura, ecco. E davanti a tutti, a queste folle che c'erano, di discepoli anche di gente che veniva da lontano. Ma c'era forse anche qualche scuola rabbinica che pensava in questo modo, però capite che se uno deve fare una scelta dei più importanti comandamenti, sarebbe logico che li prendesse dal Decalogo. Ecco. Invece Gesù no, va nel Levitico, che è un altro libro, ecco, è il quarto libro della legge di Mosè, del Pentateuco, della Torah, e Gesù imbastisce qui con due precetti della legge la dottrina cristiana. Ecco. Lo scriba ricalca la dottrina cristiana di Gesù. Ecco. Allora vedete che il cristianesimo, siccome negli altri Vangeli viene raccontato questo episodio, negli altri Vangeli Gesù dice: da questi due precetti deriva tutta la legge e i profeti. Allora, tutta la Sacra Scrittura antica ha come primi precetti questi due. Allora, che cosa vuol dire? Che quando tu osservi un precetto della legge, devi sempre tenere conto appunto di questi due precetti. Allora vedete che Gesù fa una rivoluzione, anche se rimane nell'Antico Testamento. Anche noi cristiani potremmo pensare che che Gesù abbia cambiato tutto. No, il centro della dottrina cristiana è proprio questo: l'amore, la benevolenza, l'assenza di discriminazioni, la liberalità, la fratellanza, l'amore verso tutti. Questo è il cristianesimo. È la religione dell'amore, ecco, perché poi ne parleremo anche negli spunti, però non c'è un'altra religione come la nostra, che è improntata appunto su due precetti che ci parlano di amore. L'amore vero, perché adesso col termine amore entra di tutto, ecco, anche gli istinti più bestiali, ma qui si parla dell'amore vero, secondo Dio, ecco. E allora, nella finale, Gesù gli risponde, dopo questa domanda, gli dice: allora disse, hai risposto rettamente, fa questo e vivi, e vivrai. Perché? Gli risponde così perché il dottore della legge gli aveva chiesto cosa devo fare per ereditare la vita eterna, e il Signore gli dà la risposta: fai questi due e sei a posto, entrerai nella vita. Ecco, però io ho tradotto anche qua, non dice hai risposto bene. Orthros in greco vuol dire rettamente, che è un po' diverso. Vuol dire nell'esatta ortodossia giudaica.
nella esatta ortodossia della fede. Vuol dire così, aveva risposto bene, non sappiamo con che intenzione, ma non ci interessa, però, perché a noi ci interessa quello che dice a noi il Signore, ecco, e non sapere, ecco, se questo dottore della legge simulava, ecco. Però gli dice fa questo e vivrai. Ecco, faccio notare che fa questo e vivrai, non gli dice fa questo e erediterai la vita eterna, come aveva detto il dottore della legge, gli dice vivrai, come dire questa, guarda che non è la vita, la vera vita è quella futura, e poi non gli dice ereditare. Probabilmente il Signore gli voleva far capire che dobbiamo tutti noi cristiani, ma anche i giudei, avere come obiettivo esistenziale, unico obiettivo esistenziale, la vita vera, come la chiama Gesù qui, dice vivrai, dice la vera vita. È implicito che indica che il paradiso è la vita, perché è la casa stabile per sempre, mentre invece questo mondo, siamo qui di passaggio tutti quanti, ecco, ricchi, poveri, ecco, grandi e piccoli, siamo tutti di passaggio perché dobbiamo morire. Ecco, spiego un po' quella correzione che ho fatto, come leggi e non cosa leggi, è molto diverso. Sembrano cose da poco, ma non è affatto vero. Cioè, qui, la Torah è lunga, sono 5 libri, e quindi ci voleva una capacità di sintesi eccezionale, dalla Torah tutta intera estrapolare i 2 precetti più importanti. E questo lo poteva fare solo Gesù, che aveva una capacità di sintesi incredibile, divina. Ecco, quindi Gesù ci arriva, ma gli altri hanno continuato, gli altri rabbini hanno continuato a discutere per dei secoli. Quali fossero delle centinaia, ne contano di precetti nella Torah, credo che siano più di 600, non mi ricordo più, ma Gesù appunto sa bene quello che è più importante e quello che è derivato, ecco, non dico meno importante, ma quello che deriva appunto da questi 2 comandamenti. Ecco, infatti, come ho detto sopra, in un altro Vangelo si dice da questi 2 pende, come quando tu metti un quadro, ecco, con un chiodo, ecco, il chiodo sono i 2 comandamenti, poi ci sta tutto il quadro che sono la legge e i profeti. E vedete che, appunto, come ho detto, come ho accennato, la nostra è la religione dell'amore. Ecco. Dio e il prossimo, c'è una linea verticale e una orizzontale, e però si intersecano come in un diagramma. Non abbiamo la forza di questo amore universale verso tutti, ci può venire solo da Dio. E d'altra parte, però, se amiamo il prossimo, appunto, in modo totale, esistenziale, vedremo poi chi è il prossimo nel racconto successivo, e se amiamo quello, adoriamo Dio. E questo lo dicono anche le lettere degli apostoli. Poi il Signore ha dato il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questo è ancora più difficile, da fare. Vuol dire dare la vita, quando il Signore dice come io vi ho amato. Questo è il più grande comandamento, il comandamento nuovo. E questo è per la Chiesa. Ecco, questo non era tra i discepoli, questo dottore della legge, qui però anche lui si merita la vita eterna se mette in pratica quello che ha detto. La legge dell'amore per noi cristiani è il nostro codice di diritto civile, ecco.
perché appunto anche Sant'Agostino, con pochissime parole, lui che scriveva in modo molto, molto fluido, però con un'ottima sintesi diceva: ama e fa quello che vuoi. E questo è vero. Il Signore ha anche trasgredito la legge per amare. Ad esempio, quando tocca il lebbroso, non poteva toccarlo e il lebbroso non avrebbe potuto avvicinarsi a lui e agli altri discepoli. Però vedete che la compassione del Signore va al di là e l'amore del Signore va al di là anche del precetto della legge. E qui è il cristianesimo. Ecco, quindi non dobbiamo pensare di avere, ad esempio, il catechismo della Chiesa cattolica, ma quando uno sa queste due cose, questi due comandamenti e li mette in pratica, non c'ha più bisogno del catechismo della Chiesa. È inutile scrivere dei libri enormi, ecco, quando abbiamo la Bibbia. È la Bibbia che noi dobbiamo seguire, il nostro libro è la Sacra Scrittura, i Vangeli, la Sacra Scrittura. Dei rabbini ho già detto, e poi appunto l'ultima cosa che voglio dire è: fa questo e vivrai. Ecco, lo dice, mi ripeto, però poi dirò anche altre cose, come se questa non fosse la vera vita. Ecco, e qui vediamo anche le percezioni di Gesù, la sua tensione. La tensione di Cristo verso il Padre e il desiderio che aveva di cielo. Era stanco di vivere sulla terra. C'è un lamento. Generazione incredula, fino a quando starò con voi? Vi ricordate poche pericopi fa, quando il Signore si lamenta in questo modo? Perché pensava al paradiso, aveva voglia del padre, aveva voglia del paradiso, aveva voglia anche di compiere tutto quello che doveva fare nei pochi giorni della sua vita e aprirci una strada, un accesso anche a noi nel regno dei cieli, che è la dottrina cristiana. La via cristiana si dovrebbe dire, non una dottrina, è una via, perché bisogna camminare. Cioè mettere in pratica quello che il Signore ci ha detto. Ecco, noi non ce l'abbiamo tanto questo sussulto verso il paradiso. Ecco, quando uno muore siamo disperati, quando ci muore un caro, una persona di famiglia, un amico. Ecco, sì, si parla di paradiso, ma poco. Ecco, sembra poi, beh, forse ci sarà qualcosa anche il di là. Anche tra i cristiani. Invece vedete che, come ho detto prima, Gesù aveva una tensione esistenziale verso il regno del Padre. Ecco, per noi l'obiettivo esistenziale dovrebbe essere come lo sentiva Gesù. Ecco, tendere al cielo continuamente, questo lo dice anche la Madonna di Medjugorje, eh? Se tu hai veramente una tensione verso il cielo, perché non c'è solo il Padre, il Figlio e la Madonna e gli angeli, ci sono anche tutti i fratelli che ci hanno preceduto, quindi c'è una schiera innumerevoli di persone che ci vogliono bene, che ci aspettano, che ci guardano, che pregano per noi, che gioiscono quando facciamo dei passi in avanti nella vita cristiana e si rattristano quando cadiamo. Sono tutti là, ecco, siamo noi che siamo nell'arena, ecco, e loro pregano per noi e ci guardano continuamente. E quindi sono quelli che ci vogliono più bene, i cittadini del cielo. Ecco, se uno qua ha un amico o due è molto fortunato, perché anche l'amicizia è diventata una cosa rarissima. Ma pensate al paradiso, dove ci saranno tanti fratelli, veri fratelli, con cui condividere la vita eterna. E Gesù lo dice ai suoi discepoli nel Testamento, nel Vangelo di Giovanni,
appunto, glielo dice un altro modo di avere questa tensione verso il cielo. E gli dice: voi non siete del mondo, gli dice, io vi ho tratti dal mondo. Vangelo di Giovanni, Testamento. Dicendogli così, cosa vuol dire? Che sì, i discepoli rimarranno sulla terra mentre il Signore ascende al cielo, però sono già stati trasferiti, perché, come abbiamo visto precedentemente, il regno di Dio è già qui sulla terra. E quei 72 discepoli avevano compreso che erano entrati nella sfera del regno di Dio. Ecco. E certo che qui ci sono anche le prove, ci sono i dolori, le sofferenze, oltre alla gioia della fraternità. Però non siamo del mondo. Ecco, se seguiamo il Signore, come dice San Paolo, viviamo una vita da risorti, risorti dal peccato. Poi per concludere, lo scriba farà un'altra domanda per eludere, come vedremo, il concetto di prossimo, ma gli dice: chi è il prossimo? Perché il termine ebraico vuol dire tante cose. Poteva essere il fratello ebreo, ma poi vedremo cosa dirà il Signore con una parabola. E quindi vedete anche da questo. Capiamo che questo dottore della legge sì, voleva interrogare il Signore, interrogare Gesù, ma aveva qualche dubbio. Ecco, intanto Gesù lo frega perché gli rimette in mano il pallone e vuole che dica a lui come sono le cose, quali sono i più grandi comandamenti. E poi lo vedremo dal passaggio successivo quando fa questa domanda, nel versetto successivo, dopo quelli che abbiamo letto adesso. Ecco, ma chi è il mio prossimo? Ecco, perché l'amore universale non è da tutti, è da pochissimi. E per avere l'amore universale verso tutti, appunto, benevolenza anche verso i nostri nemici, quelli che ci avversano senza ragione, bisogna avere un carisma. Ci vuole l'amore di Dio, è impossibile se no. Gesù ce l'aveva, e ce l'avevano anche gli apostoli dopo la Pentecoste, ma è un dono da chiedere. Cioè, questi due precetti dell'amore, ecco, trovano il loro culmine quando il cristiano, ecco, riceve questo dono dall'alto che è l'amore di Dio. Quel fuoco, ecco, dell'amore di Dio che è appunto un fuoco divino che inabita nel nostro cuore, come dice San Paolo. E questo è il culmine del cristianesimo. Dopo allora si può fare come dice Sant'Agostino: ama e fai quello che vuoi. Pace e bene a tutti e buona giornata.